Buongiorno bambini, bentornati! Benvenuti al nostro terzo appuntamento con letture in valigia. Ma chi c'è qua? Sempre la nostra amica valigia che arriva direttamente dal bosco magico. Ma cosa ci ha portato anche? Un uovo? Come mai? Forse c'entrerà qualcosa con la storia di oggi? Boh, andiamo a scoprirlo. Allora appoggiamo delicatamente l'uovo e vediamo un po' se c'è una bella storia anche oggi. Il castoro, l'uovo e la gallina. Ecco allora come mai c'era anche l'uovo. Ma vediamo un pochino. Di che cosa parlerà questa storia? Boh, chi saranno i nostri amici di oggi? Un castoro. Un giorno, non lontano dal bosco, il castoro dormiva profondamente. Oh, se lo dormiva proprio bene, eh? Un uovo laggiù, poi ti spiegherò. Ora vado a dirlo a tutti gli altri. Tu tienilo d'occhio e mi raccomando, per nulla al mondo. Ma intanto Castoro se la dormiva. Devi darlo alla gallina. E Castoro, in quel momento, si sveglia, sbarra gli occhi e boh, cosa starà succedendo? Così Riccio corre a dirlo a tutti gli altri e Castoro resta lì con quell'uovo, ma. E così, visto che non aveva nulla da fare, si riaddormentò. Anche perché, insomma, era periodo di letargo, qua tutti lo svegliano. Corre tutto agitato, lo scoiattolo e balbettando dice: ho appena incontrato Riccio, mi ha detto dell'uovo un bel problema. Tu continua a tenerlo d'occhio e ricorda per nulla al mondo. Intanto Castoro, devi darlo alla gallina. Ecco Castoro che si sveglia, ma boh, che succede? E anche Scoiattolo se ne va e lui resta da solo con l'uovo. Boh, e così non gli resta altro che riprendere a dormire. Finché arriva anche Alce. Eccolo l'uovo, è più tondo di quanto pensassi. Pazzesco. Tu tienilo d'occhio come hai fatto finora e ricorda, per nulla al mondo. E intanto Castoro, devi darlo alla gallina. Castoro si sveglia anche adesso. Ma cosa succede? Ma come mai tutti lo svegliano? E così Alce se ne va e lui resta lì, guarda quell'uovo e decide di fare la cosa che gli viene meglio: dormire. Mamma se la dorme proprio di gusto, eh! Ma ecco arrivare di corsa Coniglio, che subito velocemente gli dice: non dire niente, so dell'uovo, ho appena visto Alce che ha incontrato Scoiattolo, che ha parlato con Riccio e troveremo una soluzione, tu tienilo d'occhio e ricorda per nulla, nulla al mondo. Esatto. Devi darlo alla gallina. E così Castoro si sveglia e vede Scoiattolo tutto trafelato e boh, nuovamente. Ecco che. Ah, cosa succede? L'uovo si sta rompendo e così Castoro lo guarda e. Vado! Dice. Coniglio è preoccupato. Ma dove va? Dove va secondo voi? Ta 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 ta. Eccolo salire
Nel pollaio e... Oh, tutto soddisfatto se ne va dopo aver lasciato l'uovo alla gallina. Ops. Gli altri amici del bosco lo guardano con gli occhi spalancati e lui dice: fatto! Ho dato l'uovo alla... Ops. Gallina? Forse la gallina non ha fatto proprio una bella fine. Cosa dite? Castoro ha dormito un po' troppo e forse non ha capito bene tutto quello che stava succedendo. Mi è piaciuta questa storia? Spero di sì. E vi chiedo anche una cosina. Dite di fare un bel disegno e di disegnare un grandissimo uovo e all'interno metterci cosa avreste voluto che ci fosse dentro l'ovetto di Castoro. Cosa avreste voluto trovare? Secondo voi, cosa ci poteva essere? Dai, aspetto i vostri disegni, Dite a mamma e papà poi di postarli sotto al link del video sulla pagina PsyCare. Ok, vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani per un'altra storia. Ciao bimbi!